È dedicata a Leonardo da Vinci nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte e la Lancia d'Oro in palio per la 139esima edizione della Giostra del Saracino. È opera dell'artista Mimmo Paladino, che ormai ha uno stretto legame con la città di Arezzo. Per me è una grossissima gratificazione, devo dire. Prima con gli artisti a concorso, che credo di aver collaborato almeno con 35-40 artisti, poi negli ultimi 3 o 4 anni con artisti di grossa risonanza internazionale, e questo da parte mia mi dà un grosso piacere e una grossa soddisfazione. L'ultima con questo Mimmo Paladino credo che sia per ora il non plus ultra della collaborazione con un grande artista. Più aver interpretato Leonardo da Vinci per me è stato come una morsa, dove ne dovevo uscire anch'io abbastanza bene, e credo di aver realizzato un'ottima, una bella Lancia. Prima mi sono studiato bene Leonardo da Vinci, soprattutto le parti geometriche, la geometrizzazione, senza conoscere molto bene le altre parti pittoriche. Essendomi studiato bene la geometrizzazione, avendo riguardato tutto, ho buttato giù un piccolo bozzetto, un disegno dove io avevo in mente di fare queste cose, e alla fine credo di essere riuscito con un po' colori molto tenui e sanguigni, avendo interpretato anch'io la mia parte Leonardo da Vinci, che era difficilissimo. In più, dopo Dulcis in Fondo, ho voluto mettere questo piccolo ritratto, che sono i più conosciuti di Leonardo, semplicissimo, in basso rilievo, e ci dà questo significato. Poi ci sono degli elementi laterali di bronzo di Mimmo Paladino, della sua opera, della sua arte, che hanno la sua simbologia e i suoi significati, e nella parte superiore, come si vede, ci sono scomposte tutte queste figure geometriche, dei cerchi, dei semicerchi, che è un ricordo, è un pensiero, e soprattutto è un'interpretazione delle geometrie e gli studi di Leonardo da Vinci. Parlarne, per il gusto di parlarne e basta, serve a poco. Se si riesce a dare argomento perché se ne parli in senso positivo, e perché ci sia un'evoluzione positiva di tutto il concerto delle attività che ruotano intorno alla Giostra del Saracino, io penso che sia una cosa buona, importante. Consentimi di dire anche un'altra cosa, che si porta comunque anche un valore venale in aggiunta a quello che potevano essere le lance incise solo ed esclusivamente sul legno, così come fatte fino a qualche anno fa. Non che io biasimo chi le ha fatte, e né tantomeno biasimo il risultato, assolutamente sono opere di ebanisteria, di intaglio ligneo egregie, e ti dirò che sarà difficile poter trovare chi proseguirà nel tempo con questo tipo di artigianalità. Ma l'inserimento, diciamo, di valore dell'arte che può portare Paladino, che ha portato Aceves, che ha portato Riva, che ha portato Timer, è ovvio che ne dà anche, come dire, un taglio veramente di crescita del valore economico di questi oggetti.